Sono passati circa 4 anni dall'incidente di San Diego e l'opinione pubblica è a conoscenza dell'attuale esistenza di dinosauri ottenuti tramite la pratica della clonazione su Isla Sorna. Ma il fallimento della precedente spedizione ha fatto sì che l'isola fosse dichiarata zona interdetta. Il paleontologo Alan Grant, scampato al disastro del Jurassic Park, continua a lavorare alla ricerca di fossili con l'aiuto di un giovane allievo, Billy Brennan, ma i fondi per le loro ricerche sono sempre più scarsi. Tra gli ultimi macchinari da loro acquistati, ce n'è uno in grado di effettuare la scansione di un fossile e di scolpirne una riproduzione tridimensionale. Come esempio, Billy crea la cassa di risonanza di un velociraptor, specie che Grant ha scoperto avere abilità comunicative e organizzative estremamente evolute, cosa che lo induce a credere che questi animali sarebbero potuti diventare la specie dominante dopo gli umani sulla Terra se non si fossero estinti. I due ricercatori ricevono la proposta da parte dei ricchi coniugi Paul e Amanda Kirby di sorvolare Isla Sorna, con la promessa di finanziare le attività di scavo. Grant nutre seri dubbi su questo viaggio, poiché sa che è vietato avvicinarsi all'isola, ma Billy lo spinge ad accettare, in virtù dell'autopagamento offerto dalla coppia. I quattro decollano e vengono scortati da 3 uomini ingaggiati per costruire segretamente un perimetro di sicurezza una volta giunti a destinazione. A Isla Sorna, l'aereo inizia a scendere di quota, nonostante la disapprovazione di Grant, che nel tentativo di impedire l'atterraggio riceve un colpo alla testa da Cooper, mercenario sull'aereo, e perde i sensi. I 3 mercenari si addentrano nella foresta mentre Amanda usa un megafono per chiamare 2 persone. I piloti Udesky e Nash all'improvviso scappano terrorizzati da un dinosauro, lasciando Cooper indietro. Quest'ultimo ferito viene inseguito e sbranato da uno spinosauro lungo la pista e l'aereo in fase di decollo lo colpisce per poi precipitare rovinosamente a terra. Il mezzo viene fatto a pezzi dal dinosauro e Nash viene divorato. La bestia insegue i malcapitati nel fitto della giungla ma viene seminata. Purtroppo il gruppo si imbatte in un maschio di T-Rex che li costringe a scappare verso lo spinosauro e tra i 2 giganti infuria una battaglia che vedrà trionfare proprio lo spinosauro. Al sicuro e lontano dai 2 titani, Grant ha finalmente modo di scoprire che il vero motivo del viaggio dei Kirby, che in realtà sono divorziati e non dispongono di grandi ricchezze, è la ricerca del loro figlio 12enne Eric, smarrito sull'isola da 8 settimane insieme a Ben Hildebrand, compagno di Amanda, poiché stavano facendo illegalmente parapendio e non hanno mai fatto ritorno. Il gruppo è costretto a mettersi in marcia verso il centro ricerche abbandonato della InGen per tentare un contatto radio con la terraferma. Nell'edificio fatiscente subiscono un'imboscata da un velociraptor che li attacca e li costringe a dividersi nei corridoi interni della struttura e subito dopo all'esterno. Billy e i Kirby riescono a salvarsi arrampicandosi su un albero, mentre Udesky, il 3° mercenario, viene ucciso da un 2° esemplare. Nel frattempo Alan, che non riesce a trovare un luogo sicuro, viene accerchiato da 4 velociraptor. E proprio quando per lui sembra giunta la fine, una nebbia oleosa, generatasi da alcune granate a gas, fa scappare i dinosauri. Il paleontologo viene condotto da una strana figura umana fino a un piccolo rifugio posto dentro la cisterna di un camion abbandonato. Si tratta proprio del 12enne Eric Kirby. I 2, il mattino dopo, si incamminano verso il fiume per discenderne il corso e raggiungere la costa. Lungo il tragitto si riuniscono quasi casualmente a Billy e ai Kirby, ma i 5 vengono nuovamente attaccati dallo spinosauro, al quale sfuggono rifugiandosi in un edificio abbandonato. Qui Grant scopre che Billy ha rubato delle uova da un nido di raptor, con l'intento di venderle per ricavare il denaro necessario al fine di finanziare altri importanti scavi nel Montana, comprendendo di conseguenza il motivo per cui i dinosauri persistevano ad inseguirlo ma senza attaccarlo.
Inoltrandosi nella struttura, il gruppo si accorge di essere giunto all'interno della voliera degli pteranodonti. Eric viene catturato da un rettile volante e scaraventato in un nido lontano. Mentre Amanda, Paul ed Alan cercano una via per la salvezza, Billy, utilizzando i resti del parapendio di Ben che avevano conservato, plana verso Eric, lo trae in salvo appena prima che il parapendio finisca impigliato in alcune rocce. Tre pteranodonti lo accerchiano e il ragazzo si getta nel fiume attirando gli animali su di sé, trascinato per fornire ai compagni l'occasione di mettersi in salvo. I quattro superstiti riescono a uscire dalla voliera salendo a bordo di una zattera a motore. Discendendo il fiume, passano accanto ad una pianura popolata da specie erbivore e successivamente riescono a recuperare dalle feci dello spinosauro il telefono satellitare che Paul aveva dato a Nash prima che questi venisse ucciso. Scesa la sera, l'imbarcazione subisce un attacco dallo spinosauro e viene affondata. Grant riesce a chiamare col telefono satellitare la sua vecchia amica Ellie Settler e la supplica di aiutarli, poco prima che il fiume inghiottisca tutto. Paul attira su di sé il dinosauro mentre Alan spara un razzo che incendia il carburante della zattera galleggiante rilasciato in acqua. Le fiamme avvolgono l'animale costringendolo alla fuga. Il mattino seguente raggiungono l'oceano, ma vengono intercettati dai Velociraptor, che puntano da subito ad Amanda, poiché la ritengono la responsabile del furto delle uova. La donna le riconsegna mentre Alan, trovando nella borsa di Billy la cassa di risonanza scolpita al computer, riproduce, soffiando all'interno di essa, il richiamo di aiuto dei predatori. Simultaneamente un rombo di motori di elicotteri pervade l'aria, e le creature confuse dalla coincidenza riprendono le uova e fuggono via, temendo il sopraggiungere di ulteriori nemici. Alan e la famiglia Kirby seguono il rumore dell'elicottero e raggiungono la spiaggia, dove vengono soccorsi dai Marine, mandati dalla dottoressa Settler, il marito di lei lavora presso il Dipartimento di Stato, i quali hanno tratto in salvo anche Billy. Durante il ritorno a casa, gli elicotteri incrociano in volo gli pteranodonti che stanno emigrando e Grant dice che sarà un mondo tutto nuovo per loro. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.